mim, eu por ti, tu por mim. Eu por ti, tu por mim, eu por ti, tu por mim, eu por ti, tu por mim. Una lurilla te. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, mira, mira. Si con nosotros te entremete. No quieres que lo, que lo, que lo. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo he puesto hasta el número 7. 7, 7. Si me caigo que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, guíete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, guíete. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti, por ahí, me tiraría. Con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina este sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo por mirarte. Busca tu canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. Le immagini vi giungono live da Selhurst Park, c'è grande attesa per il match che sta per cominciare. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, assieme a me, come sempre, Stefano Nava, per questo incontro che può regalare grandi emozioni. Sfida che vede protagoniste Crystal Palace e Inter. Sfida tra due squadre che giocano un bel calcio, divertente, speriamo ce ne diano una dimostrazione anche oggi. La formazione titolare del Palace per questo match. L'allenatore ha optato per un 4-5-1 classico con centrocampo folto e un solo attaccante. I centrocampisti a turno dovranno dare una mano alla punta, non credo la lasceranno isolata là davanti. Ha spazio davanti, può metterla da lì. Davide Silva! Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Palla recuperata dagli avversari. Gran dribbling! Poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone è finito sul fondo, occasione buttata. Campo a disposizione. Regalano palla agli avversari. Aubameyang. Tocco per Eriksen. Nainggolan. Odegaard. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Pepe. Eriksen. Tiro curato. Palla ancora lì. Spazzano via il pallone. Lozano. Perdono palla banalmente. Rashford. Palla riconsegnata agli avversari. Occhio al pallone filtrante. Pallone invitante.
Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Lozano. Odegaard. Attenzione, tutto solo. Palo e... Gol. Havertz. Hakimi. Cerca l'appoggio al compagno. Aubameyang. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Lozano. Blind. Ferma l'azione, recupera il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta. Ecco Aubameyang. Difensore spazza in qualche modo. Odegaard. Aubameyang, profondo. Non può sbagliare. Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Il punteggio adesso è di 2-1. Odegaard. Lozano. Occasione. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante e ha riconquistato il pallone. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Occhio all'avanzata. Manovra interrotta dagli avversari. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Nainggolan. Blind. Guadagna metri. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Havertz. Interrompe Aubameyang, profondo. Parte il tiro. Tiro respinto. La difesa spazza via il pallone. Occhio alla ripartenza. Si lanciano negli spazi. Difesa che recupera il possesso, sfuma il contropiede. Una prestazione importante la loro, stanno conducendo e possono guardare con fiducia e ottimismo al resto del match. Inter che sembrerebbe favorita a questo punto del match, visto il risultato che sta maturando in questo primo tempo. Un altro gol prima dell'intervallo regalerebbe ai nerazzurri una ripresa decisamente più tranquilla. Vedremo se proveranno a farlo o se si accontenteranno di gestire questo vantaggio. Regalano palla agli avversari. Vediamo cosa inventa ora Aubameyang. Gran dribbling. Palla in rete. Hanno completato una fantastica rimonta recuperando i due gol di svantaggio. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Buona la chiusura. Ecco Aubameyang. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Pallone interessante. Grande intervento del portiere, vale come un gol. L'avevo vista dentro, Pierre, ti dico la verità. Palla messa in mezzo, ci mette i pugni e allontana. Lozano, può metterla da lì.
salva tutto con questo intervento. L'arbitro dice che può bastare 2-2 al... Si riprende a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Razan Nainggolan. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Havertz. Arbitro che ferma il gioco. Pepe. Occhio al cross sul primo palo. Non riesce a bloccare, attenzione. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. È finito sul tabellino dei marcatori, ha dato un contributo importante al pari. Cerca di bucare per il compagno. Pepe, occhio al tiro, tentativo che finisce al lato. Gran gesto tecnico qui dall'attaccante, grande fiuto a un passo dal gol con questa pregevole conclusione a giro. Regalano palla agli avversari. Artiglia bene il pallone. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Bel passaggio. Lozano. Davis. Palla molto interessante. Azione sfumata senza problemi. Silva. Metri per David Silva. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Ecco il tiro. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Intervento tempestivo del difensore. Che intercetta il passaggio. Doppio cambio per l'Inter. Havertz può provare a metterla in mezzo. Ferma bene con il tackle. Hanno spazio per andare in contropiede. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Parejo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Tocco profondo per Aubameyang. Alla buona per Aubameyang. Aubameyang! Super! Qui il portiere con i suoi riflessi, parata da applausi. Ha evitato il gol con uno scatto felino. Mamma mia! Occhio al corner di Eriksen. Attento qui il difensore che allontana. Marquinhos. Havertz. Intervento pulito sulla palla. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Prova col lancio lungo. Sbagliato un tiro a porta vuota. No, dai, Pier, non ci credo, ma come ha fatto? Era impossibile non segnare da lì. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Riconquista il possesso di palla. Possibilità di contropiede, attenzione. Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Il portiere senza rischi, spazza via. Sta avanzando, si guarda intorno. Bravissimo qui il difensore che recupera.
ripartono in campo aperto. Pubblico che chiede a gran voce il gol di a metri per andare. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Regalano palla agli avversari. Io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. D'accordo, Matteo, grazie. Richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Lozano. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa. La sua. Eh sì, Pier, non può concedersi distrazioni, o sono guai. Rossa in area, palla che resta in zona pericolosa. Hanno spazzato via, ma c'è il recupero ancora del pallone. Hanno metri a disposizione. Rallentano, preferiscono gestirla. Eriksen. Si avvicina all'area. C'è spazio per il cross. Lozano. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Saúl Ñíguez. Partita che si conferma equilibratissima. Stanno perdendo, ma il divario è ridotto. Vedremo se riusciranno a recuperare in questo finale. Risultato in bilico e l'Inter deve affrettarsi per trovare almeno il pari, visto quanto manca alla fine. Ci sarà da soffrire per entrambe le tifoserie da qui al 90esimo. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Lozano, André Silva. Brutto passaggio, recupero facile. Ancora 3 minuti da giocare. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio. Vedremo come sfrutteranno questa occasione. Kayanoglu, occhio al pallone filtrante. È in buona posizione. Eriksen, colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Possesso palla per gli avversari. Blind. Lozano. Lozano! È arrivato il gol del pari, una doccia fredda per la squadra avversaria che stava già pregustando la vittoria. Un gol in... È dunque parità al termine dei 90 minuti. Questo pareggio fra due squadre... Lozano.